Vogliamo guardare a Maria, nostra madre, perché in questo sabato intercede per noi, perché tutti i fratelli che sono in mezzo a noi cessino, perché attraverso l'intercessione sacerdotale e attraverso l'intercessione di Maria, nostra madre, attraverso l'intercessione di Cristo, Signore, che prega il Padre, in collaborazione con Maria, nostra madre, tutti i fratelli che ci affliggono siano allontanati. Proprio ieri eravamo in preghiera e ci è venuto un testo, l'intercessione sacerdotale di Aaron. Un flagello aveva colpito tutta la comunità. Chi moriva a destra e moriva a sinistra, era una moria generale. Chi si ammalava, chi agonizzava, era come un flagello di Dio che colpiva tutta la popolazione. Mosè se ne accorse e subito va da Aaron, suo fratello, sommo sacerdote, e gli dice subito: prendi l'incensiere, prendi l'incenso e gira in mezzo al popolo, fa il rito di espiazione perché il Signore si placchi. E allora Aaron prese l'incensiere, l'incenso, incomincia a correre in mezzo al popolo facendo il rito espiatorio, e il Signore si commosse, fermò il flagello, però intanto ne erano morti oltre 14.000, un grande flagello, ma Dio si placò per l'intercessione sacerdotale. Qui è Gesù che intercede per noi, c'è Maria nostra madre che intercede per noi, e questa mattina vogliamo intercedere, vogliamo porre l'incenso proprio sull'incensiere e girare attorno al popolo per questo rito espiatorio, perché il Signore fermi gli angeli flagellatori, manda via tutte le malattie dello spirito e del corpo, perché il flagello cessi. Oh Signore, tutto quello che succede nell'antichità è stato per noi, per i quali sono venute la fine dei tempi. Mosè disse ad Aaron: prendi l'incensiere, mettici il fuoco preso dall'altare, ponici sopra l'incenso, portalo presto in mezzo alla comunità e fai rite espiatorie per essi. Poiché l'ira del Signore è divampata, il flagello è già cominciato. Aaron prese l'incensiere, come Mosè aveva detto, corse in mezzo all'assemblea, ecco il flagello era già incominciato. In mezzo al popolo mise l'incenso nel braciere e fece il rito espiatorio per il popolo. Si fermò tra i morti e tra i vivi e il flagello fu arrestato. Ora quelli che morirono in quel flagello furono 14.700, oltre quelli che morirono per il fatto di Core. Aaron tornò da Mosè all'ingresso della tenda del convegno e il flagello era stato fermato. Ecco la potente intercessione di Aaron, grande intercessore del Vecchio Testamento, figura di Cristo, Signore, che intercede per noi. E Gesù intercede nella Santa Messa, dove offre ancora se stesso per allontanare dal suo popolo, dal suo mistico corpo, i fratelli di Dio. Uniamoci a questo rito di espiazione questa mattina.
metteremo l'incenso e gireremo, ma non è tanto l'incenso quanto la preghiera di contrizione, la preghiera dei santi allontana i fratelli di Dio. Nell'Apocalisse l'incenso è detto sono le preghiere dei santi. Noi siamo i santi di Dio, e allora mettiamo l'incenso nel braciere, supplichiamo il Signore tutti, perché tutti i fratelli vengono allontanati da noi, perché questo popolo, questa nostra comunità abbia vita, perché tanti tumori, perché tante malattie che flagellano questo popolo di Dio siano fermate, perché tanti mali che ci tormentano siano allontanati, perché tante divisioni, tanti odi, rancori siano estinti. Facciamo questo rito espiatorio proprio all'inizio dell'anno sotto lo sguardo di Maria nostra madre. E allora, fratelli e sorelle, incomincia il rito espiatorio questa mattina. Aspergeremo prima con acqua pura tutto il popolo, poi io passerò in mezzo a voi con il fuoco ardente, con l'incensiere, perché questo incensiere agitato, il fuoco agitato e il fumo che esala vi invita a pregare. Non è il fumo che allontana il flagello, ma la preghiera umile e potente di questa comunità allontana il flagello di Dio. In questa comunità è Cristo che prega, perché Egli è presente nell'assemblea dei figli di Dio. O Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo, di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Purificamo, Signore, essere più bianco della neve. Su di voi verserò l'acqua pura, dice il Signore, e sarete mondi da ogni vostra colpa. E io vi darò un cuore nuovo, dice il Signore vostro Dio. Ecco il fuoco
è qui davanti all'altare e arderà. Sono le preghiere nostre che saliranno in alto, però la preghiera nostra non ha valore se non è la preghiera del Figlio, la preghiera di Gesù. Noi con Gesù formiamo un solo cuore, formiamo una unità, ed è da mistico cuore di Cristo che sarà la preghiera al Padre. Teniamoci uniti a Cristo, teniamoci uniti tra di noi, la nostra intercessione salga al Padre, perché tutti i fragelli cessino in mezzo a noi. Vogliamo pregare questa mattina soprattutto per due fragelli, il fragello spirituale e il fragello materiale. Fragello spirituale sono le divisioni che sono in mezzo al popolo di Dio, nelle famiglie, nei gruppi, nella società, in mezzo a noi. E il fragello materiale sono tutte le malattie che imperversano. Non c'è una famiglia dove non ci sia un malato. Siamo proprio come in Egitto. In Egitto tutte le famiglie erano state colpite. In ogni famiglia c'era lamento e pianto. Chiediamo al Signore che questi fragelli causati dai nostri peccati cessino. Il fragello spirituale e il fragello materiale. E imploriamo così anche l'intercessione di nostra madre, in questo giorno a lei consacrato, nell'antivigilia dell'Epifania del Signore. Che il Signore si manifesti, che il Signore manifesti la sua gloria, la sua potenza guaritrice. Io sono il Signore che ti guarisco. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento di guarire l'anima nostra e il nostro corpo. Signore Gesù, che hai portato su di te tutti i dolori umani, tutto il male del mondo, tu sei tutta una piaga, tutto il tuo corpo è livido. O Signore Gesù, tu porti il dolore del mondo, tu porti tutte le nostre malattie, tutte le nostre ferite, ma è scritto che per le tue piaghe noi siamo stati guariti. Per la tua potente intercessione ti chiediamo, Signore Gesù, la guarigione dell'anima e del corpo di questo popolo consacrato. Signore Gesù, sacerdote eterno, tu che sei la donna eterna del Nuovo Testamento, intercedi presso il Padre perché questo tuo popolo sia salvato nell'anima e nel corpo. Per questo, Signore Gesù, noi ti supplichiamo. Spirito Santo,
Siamo i figli della promessa. Tu sei il nostro Dio. Tu ci hai generati, oh Padre, in Cristo Gesù. Ti apparteniamo. Ti preghiamo, Padre, per il tuo figlio diretto, di liberarci da tutti i mali. Oh Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Purifica il tuo popolo, Signore. Oh Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella vacca dell'acqua con la parola della vita. Purifica il tuo popolo, Signore. Oh Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. Oh Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore in questo giorno a te consacrato. Benedici questo popolo che soffre, che supplica e che chiede di essere guarito nell'anima e nel corpo. Ravviva, Signore, in questo popolo per mezzo di quest'acqua e davanti a questo fuoco divampante. O Signore, ravviva il gioioso ricordo della grazia della vita battesimale. Ti chiediamo, Signore, che l'oblazione nostra sia gradita a te e che questa assemblea liturgica, purificata e rinnovata nel tuo Santo Spirito, possa offrirti un sacrificio di lode. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Madre Santa, tu hai dato la luce al Re che governi il cielo e la terra per i secoli in eterno. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria, Santissima Sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ti rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Signore, questa mattina ci ha regalato due parole. Una prima parola di Giovanni, l'apostolo dell'amore, e la seconda parola pure di Giovanni nel Vangelo, dove è narrata la sua prima vocazione. È la prima vocazione degli apostoli, e poi si ripete una seconda volta. Un momento di riflessione sulla prima lettura,
che si aggancia alla seconda lettura. Fiori, nessuno vi inganni, lo dice Giovanni e lo ripeto io, profeta del Signore, nessuno vi inganni. Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dall'inizio. E qual è il peccato? La mancanza di giustizia. Giustizia e amore. Da questo noi conosciamo la distinzione che passa tra i figli di Dio e i figli del diavolo. Chi nel suo cuore non ama il suo fratello è figlio del diavolo e non può stare qui tra i figli di Dio, perché non inquini l'assemblea sacra. I figli di Dio sono coloro che amano i propri fratelli. Non ci può essere frammischiamento nell'assemblea sacra tra i figli di Dio e i figli del diavolo. Per questo il diacono, dopo l'annunzio della parola di Dio, quando si chiudevano le porte per l'Eucaristia, diceva fuori i catecumeni, fuori i cani, fuori i peccatori, restino soltanto i santi. Perché l'assemblea liturgica, dove si sacrifica il Figlio di Dio, comporta che tutti i commensali siano figli dell'amore. Non c'è posto per i figli del diavolo. I figli del diavolo possono restare nell'assemblea per ascoltare la parola di Dio per la loro conversione. Ma se permangono, non si buttano per terra per chiedere perdono a Dio e riconciliarsi col proprio fratello, costui deve andare fuori dell'assemblea liturgica, perché il nostro sacrificio non si è inquinato. Non si è posto qui per chi non ama il proprio fratello, c'è posto per coloro che amano. Coloro che non amano il proprio fratello inquinano il sacrificio del Figlio di Dio e il sacrificio del mistico corpo del Signore. Non c'è posto per loro. C'è posto fino a questo momento perché ascoltino la parola di Dio e si convertono all'amore. Ma se non si convertono all'amore e mantengono dentro il loro cuore l'odio, il rancore, e allora debbono uscire fuori perché sono figli del diavolo. Noi non conosciamo quali sono i figli del diavolo e i figli di Dio perché non ci è dato di penetrare dentro i cuori. L'uomo vede ciò che appare, dice la Scrittura, ma Dio penetra i cuori. Per cui noi ci rimettiamo a voi. Se c'è ancora un barlume di fede e di luce, chi non sente di amare il proprio fratello non può assistere a questo sacrificio, perché inquina se stesso e inquina tutta l'assemblea. Restano soltanto i santi. O ci si converte all'amore, oppure chi vuole persistere nel non amore, nell'odio, deve andare fuori.
Questo è l'insegnamento dell'Apostolo Giovanni, questo è l'insegnamento di Paolo, questo è l'insegnamento della Chiesa. Tutti siamo peccatori, ma abbiamo Gesù Cristo giusto in mezzo a noi, che implora perdono per noi. Però dobbiamo ascoltare la sua voce e dobbiamo seguirlo. Seguire lui significa lasciare noi stessi, lasciare le nostre case, lasciare le nostre situazioni, lasciare quello che abbiamo nel cuore e stare con lui. Ecco, Giovanni passa e addita Gesù in mezzo alla folla. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. E i discepoli di Giovanni ascoltano questa parola del loro maestro e due di loro si distaccano e si mettono al seguito di Gesù, di colui che toglie il peccato del mondo. Gesù si accorge che due lo seguivano, si volta e dice: che cosa cercate? Perché ne venite appresso? Gli risposero: Rabbì, dove abiti? Perché noi vogliamo venire là dove tu abiti, vogliamo venire a trovarti. E Gesù disse: venite e vedrete. E i due apostoli seguono, sono Andrea e Filippo, oppure Andrea e Giovanni, non sappiamo, e l'altro. Andarono e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Probabilmente Giovanni, l'altro discepolo non nominato, perché egli annota l'ora in cui Cristo dice ai discepoli: venite e vedrete. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Passano una notte con lui e restano trasformati, perché non si può stare con Gesù che è amore senza essere purificati dal peccato e infiammati d'amore. Non si può restare con Gesù se non siamo infiammati da Gesù. E se qualcuno dice di stare con Gesù, di aver trovato Gesù, di adorare Gesù, e non ama il suo fratello, inganna se stesso, inganna gli altri, cerca di ingannare Dio, ma Dio non si inganna. Chi ha trovato Gesù necessariamente ama. Se qualcuno non ama e dice di amare Gesù, è un menzognero, inganna se stesso e inganna gli altri. Non seguitelo, è un ingannatore. Pregate per lui, perché la luce di Dio scenda e la grazia di Dio penetri nel suo cuore. Chi tocca Gesù si scotta, perché egli ha lo Spirito Santo, si infiamma, perché egli ha lo Spirito Santo, si illumina, perché egli ha la luce dello Spirito, ed esce da Gesù diverso, trasformato, fa discepoli gli altri che incontra, come avviene appunto qui. Uno dei due fratelli che avevano seguito Gesù
era Andrea, era fratello di Simon Pietro. E subito al mattino egli esce, è trasformato Andrea, ha toccato Gesù, si è sentito purificare dei propri peccati e va a trovare il suo fratello e gli dice: Simone, Simone, abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato colui che aspettiamo, vieni, vieni anche tu, vieni a trovarlo. E lo condusse da Gesù, e Gesù guarda con amore, perché Gesù guarda, fissa gli occhi e dice: tu sei Simone, figlio di Giovanni, ebbene tu ti chiamerai Pietro, Kefa, ti chiamerai Pietro, che significa appunto una pietra angolare, su di te edificherò la mia chiesa, tu ti chiamerai Cefa, che significa pietra, capo, pietra angolare. Gli cambia subito il nome. Cambiare il nome significa cambiare vita. Da quel momento Pietro cambia vita, cambia nome e cambia vita, perché si è incontrato con Gesù. Chi non cambia vita non si è incontrato con Gesù. Chi non vuole cambiare vita non si vuole incontrare con Gesù, o vuole barattare. L'incontro con Gesù è il cambiamento di vita. Chi si è incontrato con Gesù ama il Padre ed ama il fratello. Chi non ama il Padre e non ama il fratello non si è incontrato con Gesù. Ed è un falsario quando dice: io ho Gesù, io credo in Gesù. È un falsario. Non seguitelo, non ascoltatelo. La prova è l'amore. Chi ama il suo fratello è di Dio, figlio di Dio. Chi non ama il suo fratello è figlio del diavolo. Sono parole sacrosante della scrittura che non mente. Possiamo occultare, possiamo essere zizzania in mezzo al campo seminato, perché è il diavolo che semina. Possiamo occultarci, possiamo mimetizzarci quando ancora siamo erba che cresciamo, ma alla fine si vedrà chi mette spiga di grano e chi mette un altro ciuffo, che è la zizzania. Verranno gli angeli a mietere, la zizzania sarà bruciata nel fuoco, il frumento sarà riposto nel granaio, e nessuno vi inganna. Il punto discriminante è l'amore. Chiediamo al Signore che può essere inficiato, può essere insidiato dal vecchio uomo che è noi, dal maligno che gioca sul vecchio uomo, e chiediamo l'amore che è morte, morire noi stessi, al nostro egoismo, al nostro protagonismo, alla nostra superbia. Non possiamo conservare l'io e Dio insieme, non possiamo mettere insieme Cristo e Belial, non possiamo mettere sul piedistallo noi e Dio, Dagon e Dio, Yahweh, l'arca del Signore. Se mettiamo su piedistallo l'arca del Signore, Dagon deve essere buttata a terra e cadrà a terra in mille pezzi, perché non possono esserci due sul piedistallo, uno solo. E noi abbiamo scelto Cristo, Signore, che si è immolato per noi, è morto per noi,
e vuole che tutti noi siamo con Lui una cosa sola, nel sacrificio di noi stessi e nell'amore tra di noi. E seguiamo Gesù. Ecco, i due discepoli lasciano Giovanni. Era un maestro caro Giovanni, San Giovanni Battista, il più grande dei nati di donna, il primo dopo Gesù. Ma lasciano Giovanni, lasciano la propria casa, si mettono alle sequele di Gesù e stanno con Gesù e partono da Gesù per evangelizzare. Dobbiamo lasciare. Chi non lascia non può seguire Gesù. Gli altri discepoli di Giovanni ascoltarono il maestro, ma non lo lasciarono. Non lasciarono le proprie case, le proprie situazioni. Restarono e non trovarono Gesù. Non stettero con Lui. Invece i due lasciarono Giovanni, lasciarono la propria casa, si misero in cammino. Bisogna lasciare la propria situazione. Abramo, Abramo, lascia la tua terra, lascia il tuo parentato e vieni dove io ti indicherò. E quando Gesù passa e arriva a mare e chiama i figli di Zebedeo, venite, lasciarono. Pietro e Andrea lasciarono le reti. Matteo lasciò il talonio. Lasciare le situazioni, gli odi, i rancori, il vecchio uomo, tutto ciò che ci turba, lasciare e andare liberi da Gesù, dietro i suoi passi, dietro le sue orme, stare con Lui. Che significa stare con Lui? Non restare alla soglia. Quanti di noi, fratelli e sorelle, siamo rimasti alla soglia della casa di Gesù? Non siamo entrati a dormire con Lui e a stare con Lui. Lasciare, camminare ed entrare da Gesù. Stare con Lui la notte, dormire con Lui. Soltanto dopo potremo uscire e annunziare Gesù, evangelizzare Gesù, gridare Gesù è il Signore. Soltanto dopo, non prima. E nessuno vi inganni, questa è la verità. È venuta l'ora della verità e dobbiamo gridare la verità ai quattro venti. Chi è nell'amore è di Dio, chi non è nell'amore è del diavolo. Ma Gesù, se abbiamo l'assio nel cuore, il peccato nel cuore, ce lo toglie. Però bisogna uscire e dare il nostro peccato a Gesù. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Liberiamoci dal peccato. Liberiamo il nostro cuore da ciò che ci aggrava e il flagello cesserà nella nostra casa. Sboccerà la vita, perché dove c'è l'amore c'è la vita. O Signore Gesù, io ti prego questa mattina, ti supplico questa mattina, scendi con la luce tua dentro i nostri cuori, nel mio cuore, e togli il mio peccato, dammi l'amore. Scendi nel cuore dei miei fratelli, togli il peccato, metti l'amore. O Gesù, tu sei venuto a portare il fuoco sulla terra e soltanto questo tu desideri, che si accenda. Mandi il tuo fuoco dentro di noi, mandi il fuoco, Signore, che divampi, bruci il peccato, bruci l'odio, bruci l'impurità, bruci tutto ciò che c'è di malsano dentro di noi, perché il sacrificio nostro sia gradito a te. E l'ostia che ti offriamo ti possa piacere come nei tempi antichi.
così è detto in Malachia. Signore Gesù, ecco il nostro peccato, te lo offriamo. Ti offriamo tutti i nostri peccati, oh Signore Gesù. Mandi il tuo fuoco a bruciare il nostro peccato e fa che noi ti possiamo seguire nell'amore. Brucia tutti i nostri odi, i nostri rancori, le nostre divisioni. Brucia le nostre superbie, le nostre ire, le nostre invidie, le nostre gelosie, le nostre ingordigie, tutte le nostre avarizie, tutte le nostre ignavie, oh Signore, tutte le nostre gole, brucialo, Signore, nel fuoco dell'amore. Fa che purificati dal peccato noi ti possiamo seguire, o Re dell'amore. Possiamo vivere di amore, perché tu sei il Re dell'amore. Possiamo camminare in mezzo agli uomini, predicando il Vangelo della carità, il Vangelo dell'amore. Signore Gesù, il rinnovamento nello Spirito è questo. Tu sei chiamato a camminare in mezzo al mondo per dire agli uomini: Gesù è il Signore, amatevi gli uni gli altri, fratelli. Fa che non perdiamo questo messaggio, che non ci dileghiamo nelle nostre posizioni, ma che raccogliamo le nostre forze e ci mettiamo in cammino, purificate dal tuo Spirito. Fa che possiamo gridare a quattro venti: Gesù è il Signore, l'amore è venuto in questo mondo, amiamoci gli uni gli altri, estinguiamo gli odi e le divisioni, siamo un corpo, un solo e un'anima sola, perché noi siamo l'umanità di Cristo e Cristo è morto per tutti. Dobbiamo lottare, fratelli e sorelle, se siamo rinnovati nello Spirito, dobbiamo lottare dentro di noi, nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi, per il trionfo dell'amore. È l'anno nuovo, l'anno di Cristo Signore, dobbiamo impegnarci in questo, costi quel che costi, cade il cielo e la terra, dobbiamo impegnarci in questo, essere predicatori dell'amore, ma prima praticanti l'amore dentro di noi e attorno a noi. Dobbiamo prendere questo impegno, perché Cristo a questo ci chiama. È l'anno dell'incontro con Cristo Signore, incontrandoci con Cristo come questi due apostoli si incontrarono con Lui. Siamo trasformati in Lui e camminiamo con Lui, usciamo dopo essere stati con Lui a dire a tutti: abbiamo trovato il Messia, Gesù è il Signore, abbiamo trovato l'amore, in Lui è la vita. Amen. Ecco, ringraziamo il Signore di questa bella testimonianza e riprendiamo come punto importante da portare quelle parole del Papa: vuoi la pace, dai il perdono. Il perdono fiorisce e fiorisce la pace. Se tu perdoni, avrai la pace. Se non hai la pace, segno che non hai perdonato. Per cui quando in un luogo, in una famiglia, in un cuore non c'è la pace, segno che non c'è il perdono. Volete la pace? Volete la vita? Date il perdono. Non importa se hai ragione, se hai torto, tutte queste cose sono cose umane. Dare il perdono, come Cristo ha perdonato e aveva ragione, come Cristo ha perdonato e ha dato la pace, così anche noi dobbiamo perdonare. O ha torto ragione, non importa, perdonare se vogliamo avere la pace e portare la pace. Dai il perdono e avrai la pace. Sono le parole del Papa. Dai il perdono e avrai la pace. Se non vuoi dare il perdono, non avrai pace. Amen. E adesso, Signore, ti raccomandiamo a tutte quelle persone che hanno bisogno di pace, tutte quelle persone che hanno bisogno di guarigione interiore e anche di guarigione fisica.
Signore, noi abbiamo dedicato questa giornata all'intercessione. Vogliamo intercedere per avere la pace e per avere la cessazione dei flagelli dell'anima e del corpo. Abbiamo dedicato questa intercessione perché abbiamo anche bisogno di salute fisica. Tutti siamo un po' ammalati. Non c'è famiglia dove non c'è ammalato, perché non c'è famiglia dove non c'è il peccato. E se non c'è il peccato personale, c'è il peccato sociale, il peccato familiare, il peccato dell'ambiente. Signore, ti preghiamo, ascolta la nostra preghiera.